È stata inaugurata ieri, 30 gennaio, presso la Casa del Volontariato del CSV Sodalis in via Francesco Patella a Salerno, la mostra In treno con Teresio, i deportati del trasporto 81 Bolzano-Flossenbürg, 5-7 settembre 1944. La mostra, realizzata da Maria Antonietta Arrigoni e Marco Savini per l'ANED Pavia, Associazione Nazionale Ex Deportati nei Lager Nazisti, ricostruisce le vicende dei deportati del trasporto 81. Il lungo convoglio di carri merci stipati di prigionieri, partito da Bolzano il 5 settembre 1944, è arrivato 2 giorni dopo al Lager di Flossenbürg in Alta Baviera. Questo tipo di deportazione è quella che forma la stragrande maggioranza delle deportazioni dall'Italia. Su 40.000 più o meno deportati dall'Italia, circa 30.000 erano deportati classificati col triangolo rosso. Quindi si deve parlare di deportazioni, tutte rientravano nel progetto di sterminio nazista. Chi direttamente alle camere a gas, chi attraverso il lavoro, chi attraverso la sofferenza, lo sfruttamento, ma il progetto era unico, ma ogni tipo di deportazione ha però delle particolarità che le distingue l'una dall'altra, così come quella dei Rom, dei Sinti, dei testimoni di Geova, degli omosessuali, dei deportati politici e anche dei deportati degli ebrei. Ognuna di queste ha un suo mondo ed è giusto che vengano conosciute tutte queste deportazioni, perché tutte rientravano in un progetto di sterminio. La mostra ricostruisce la biografia dei deportati attraverso una pluralità di fonti, comprese quelle prodotte dai deportati stessi. Ci si è avvalsi di documenti concessi dal memoriale del campo di Flossenbürg, numerosi testi appartenenti alla memorialistica, intrecciati con carte provenienti da numerosi archivi. Integrano i documenti scritti i disegni degli stessi deportati, con una comunicazione visiva di forte impatto emotivo. In particolare sono presenti numerose opere concesse da Vittore Bocchetta, uno degli ultimi sopravvissuti del trasporto 81. Dei 432 deportati del trasporto 81, 22 erano stranieri, il resto erano originari di varie zone d'Italia, 14 i campani. Furono registrati come prigionieri politici e contrassegnati con il triangolo rosso. Molti erano esponenti di spicco della resistenza e oppositori di diverso orientamento politico: monarchici, repubblicani, cattolici, liberali, socialisti, comunisti e anarchici. Numerosi erano anche gli operai delle fabbriche del nord Italia e i partigiani rastrellati sulle montagne, oltre che uomini di legge, militari e sacerdoti. Tra di loro spicca la figura di Teresio Olivelli, al quale è dedicata la mostra, esponente della Resistenza cattolica in Lombardia. Giurista alpino, Olivelli morì nel gennaio del 1945 nel lager di Ersbruck, un sottocampo di Flossenbürg, a 29 anni, e nel febbraio del 2018 è stato beatificato da Papa Francesco perché martire dei nazisti per aver difeso alcuni compagni di prigionia. La mostra, che vuole valorizzare l'ancora troppo poca considerata deportazione politica italiana, sarà aperta fino al prossimo 5 febbraio, per poi essere trasferita a Ottati, presso il convento dei Domenicani, sede della Casa Comunale, dall'8 al 18 febbraio.